La giornata. Cosa c'è da sapere? Escono i militari feriti dall'acciaieria di Mariupol e il battaglione Azov annuncia la resa. Si fa vedere Putin che minaccia ritorsioni per l'ingresso di Finlandia e Svezia nella NATO. Da noi Salvini incontra il premier Draghi per parlare di pace e non solo. E poi c'è Berlusconi. È martedì 17 maggio, 83esimo giorno di guerra. Io sono Laura Pertici e questa è la giornata di Repubblica. Devo dire che dopo quasi 3 mesi di guerra riuscire a parlare concretamente di pace, di cessate il fuoco, di salvare vite e anche posti di lavoro è qualcosa che su cui non dormo la notte. L'incontro tra il leader della Lega Matteo Salvini e il premier Mario Draghi a Palazzo Chigi è durato un'ora. C'era l'Ucraina in agenda prima di ogni altra cosa, per esempio prima di un accordo di maggioranza sulla DDL concorrenza che comprende la questione calda dei balneari, accordo che comunque è stato trovato politicamente. Circa l'Ucraina, l'impegno dell'Italia è per la pace e per il sostegno a Kiev, hanno ribadito gli uffici del Presidente del Consiglio che la scorsa settimana, lo ricordate, è stato a Washington da Joe Biden a parlare proprio di questo. Come concretamente si possa arrivare a un rilancio dei negoziati al momento però non è affatto chiaro. Lo ha sottolineato in serata anche Berlusconi che non ha risparmiato critiche al presidente americano e al segretario della NATO e ha detto siamo in guerra anche noi se mandiamo le armi. Da un lato l'Europa tanto unita non è. A partire dal dossier sanzioni, il petrolio russo non verrà bandito per ora. Il sesto pacchetto è minato soprattutto dalla posizione ungherese. Il primo ministro Orbán ha affermato che il paese, che come sapete dipende totalmente dal petrolio russo e non ha sbocchi sul mare, quindi non può essere rifornito da navi, non intende bloccare le misure europee nei confronti della Russia solo fino a quando queste però non vanno oltre la linea rossa della sua protezione economica. C'è poi da tenere presente la sostenibilità per l'Europa di queste misure. Le previsioni sono di estrema incertezza a causa proprio della guerra in Ucraina. Le aziende, peraltro, pagheranno indirettamente in rubli, così come aveva imposto il Cremlino. Si versa in euro o in dollari a Gazprom Bank, che gira su un secondo conto gli importi dovuti attraverso un'agenzia esterna. Insomma, si tratta della zona grigia a cui aveva fatto riferimento proprio Mario Draghi negli Stati Uniti. La Germania quella zona l'ha già attraversata. L'Italia con l'ENI lo farà alla fine di questa settimana. E poi c'è la questione dell'ingresso nella NATO di Finlandia e Svezia. Salvini, che è scettico, non ne ha parlato direttamente con Draghi. Si è invece espresso Putin. Finlandia, Svezia. У России хотел бы вас проинформировать, уважаемые коллеги, нет проблем с этими государствами. Il presidente russo dice così, Finlandia, Svezia, non abbiamo problemi con questi stati, l'allargamento della NATO non rappresenta una minaccia diretta, ma ci sarà ovviamente una risposta se verranno sviluppate le infrastrutture militari. Contrarissimo anche il presidente turco Erdogan. Su Putin si moltiplicano le indiscrezioni. È malato, ha un tumore, deve essere operato, ma ieri si è fatto riprendere mentre rilasciava le sue dichiarazioni. La questione al centro di questa giornata rimane in ogni modo l'acciaieria di Mariupol e il destino dei soldati. Il reggimento Azov ha detto per voce del comandante Prokopenko «Obbediamo all'ordine di evacuazione dopo aver resistito 82 giorni e aver permesso che arrivassero le armi dei paesi partner». Mosca aveva già spiegato di aver raggiunto un accordo per far uscire i feriti dell'Azovstal e portarli nel territorio della Repubblica Separatista di Donetsk. I primi 12 autobus hanno lasciato l'area di Mariupol ieri sera. С российской стороной. Все они из Азовстали. La giornata è una produzione di Repubblica. Sigla e musiche Indie Hub Studio.